Una giornata dal sapore domenicale e complice il gran caldo un'atmosfera da feria di fine estate. È la città di Bari durante questa festività di Ogni Santi, in cui con attività e uffici fermi per il ponte sono tantissimi coloro che si sono dedicati una passeggiata all'aria aperta. E se da un lato il traffico cittadino si congestiona nei pressi del cimitero, dove intere famiglie hanno approfittato della festività per onorare la memoria dei propri defunti secondo la tradizione, le vie del centro si affollano di tutti coloro che sfruttano questo ponte per scoprire la città. Sono di Benevento, sono venuta a passare una giornata con i miei parenti qua. Adesso fra poco andremo al ristorante e poi si vedrà. Da Roma, per un giro a Bari, a vedere Bari Vecchia, poi ci siamo stati anche altre volte. Giro per Bari Vecchia, mangiamo qualcosa e poi andiamo via. La famiglia che è venuta a trovarci e quindi sì, facciamo un giro per il centro storico favoloso e alla scoperta dei cunicoli, dei vicoli. Una visita al castello in basilica, un'occhiata alle vetrine per un souvenir e l'immancabile passeggiata tra l'Arcobasso e i vicoli della città vecchia. Grazie anche all'approdo delle grandi navi da crociera e con buona grazia degli esercenti, Bari si affolla e si colora di turisti provenienti davvero da ogni angolo del mondo. We are from United States, Pennsylvania. The weather's beautiful. Tantissimi turisti, molti sono brasiliani, portoghesi e anche qualche italiano. We're from Miami. Miami, United States. Here in Bari, how many days? Just one day in a cruise. Dalla Spagna, dall'Argentina, Messico. Panama. Noi proponiamo sempre luoghi tipo basilica, cattedrale, castello. Dipende, insomma, i punti più importanti. La sardina delle orecchiette. Va molto bene. Una mano dal cielo. Spero che continui così molto a lungo, ragazzi. Speriamo nella prossima stagione, che si vada sempre meglio.